E adesso è il momento dedicato ai sapori del territorio. Siamo a Francavilla, sul lungomare di Viale Alcione, presso il ristorante Da Silvano. Accoglienza, familiarità, cucina casalinga, atmosfera. Viviamo questo momento conviviale e artistico offerto dallo chef Silvano. Trivella, più che puoi, è più a fondo, gioca col mondo nell'acqua più profonda e poi stermina il mare, libera la tua depravazione, martella più che puoi e non placarti mai, buca l'ombrello, ora trivella. Piena e si bagna la schiena, dimenati, spingi più forte. Benvenuti al ristorante Da Silvano, io sono Silvano Pinti. Ho creato questa bomboniera per portare un pochino di novità sulla ristorazione. Allora, la mia cucina casalinga arriva dalle origini di Pizzoferrato, da una tradizione portata da famiglia su famiglia, sul tipo di lavoro sulla terra e anche allo stesso modo il lavoro che c'era quando si arrivava agli operai in casa, perché tutti i contadini, una volta che rientravano, che finivano di lavorare, comunque volevano e pretendevano dalle proprie donne una realtà di cucina. Quindi la realtà di trovare un primo, un secondo, un antipasto per stare insieme perché si era fatta quella giornata lavorativa. E quindi è semplicità. Parliamo di una familiarità. La familiarità che cos'è? È quella di intervenire, di entrare dentro una casa, come ha voluto creare Silvano. Casa di Silvano è questo, il ristorante Da Silvano è questa cosa qui. È l'accoglienza più che altro, l'accoglienza per i clienti, ospitarli in casa. Quindi il ristorante non è altro che una casa, perché qui esiste poco la carta, ma esce più il discorso cosa volete da mangiare. Quindi sentirmi la sensazione di arrivare al tavolo e dire: cosa vi va da mangiare? Quindi casa è il cuoco, casa è la nonna, casa è la mamma, quindi niente di più. Il prodotto tipico è molto importante perché il prodotto tipico è la nostra cultura che viene tramandata su regioni e regioni, quindi su nazioni e nazioni. Io ho girato il mondo, sono ritornato da 5 anni e mezzo. Ho portato tanti nostri prodotti in tutte le parti del mondo. Il nostro prodotto è importante, come il Montepulciano, come il nostro pane, le nostre salsicce, i nostri salumi, dagli insaccati, dai nostri formaggi, i pecorini. Quindi comunque abbiamo una realtà gastronomica molto elevata e anche molto conosciuta, quindi è una soddisfazione più che altro, è una soddisfazione per chi sta a tavola e per chi sta dietro le cucine, dove tu porti un prodotto che le persone rimangono sempre meravigliati, perché è la realtà di una semplicità, semplicità del prodotto che portiamo. Il mio locale si trova a Francavilla al mare e parliamo del ristorante Da Silvano. Si riconosce perché è un'atmosfera molto molto simpatica, sull'Arancione. Si trova lungo la costa, quindi parliamo del lungomare di Francavilla al mare e parliamo di un comune stupendo. Hey, no.
più a fondo, gioca col mondo. Dopo tante ricette che facciamo da Silvano al ristorante a Francavilla al Mare, ecco che ci troviamo qui sul bordo di un peschereccio per oggi presentarvi la zuppa di pesce. Depravazione, martella, più che puoi e non placarti mai. Per fare una buona zuppa ci vuole il pesce fresco. Ecco qui il pesce fresco, lo andiamo a pulire in brancia. La luna piena. Per fare una buona zuppa andiamo a vedere la prima cosa, gli ingredienti. Allora, gli ingredienti sono il pesce più povero preso da ogni giornata, cioè la notte si esce e la mattina si vanno a ritirare le reti e quindi esce quel poco pesce che si trova ancora. Quindi parliamo della zuppa antica, andiamo a parlare della panocchia o delle cicale, andiamo a parlare di un semplice merluzzo, andiamo a parlare dei roscetti e andiamo a parlare del coccione. Andiamo a parlare delle mazzancolle, che purtroppo stamattina hanno trovato solo mazzancolle. Poi le paparazze. Che i paparazzi una volta nella zuppetta non si mettevano, perché purtroppo i pescherecci una volta che andavano a prendere il pesce, questi purtroppo non li prendevano e quindi automaticamente scendevano a terra e li andavano a prendere lungo la riva. Per fare una buona zuppa, naturalmente la cosa essenziale è portare l'acqua marina dal largo del mare la notte e quindi pulire lo stesso pesce nell'acqua salata. Più che puoi, è una libidine, sbuffa nel vento, altera il tempo, raschia sempre troppo. Questo qui è il nero. Il nero teoricamente è tutta quella parte amara del pesce e va proprio levato pian piano con santa pazienza. Una volta che il pesce è pulito, ci siamo accertati che è lavato, lo andiamo a cucinare. Quindi la prima cosa andiamo a soffriggerlo. Andiamo a prendere dell'aglio. Come vedete io vengo dalla montagna, quindi l'aglio lo vado a mettere vestito. Mi vado a fare una pulizia in questa maniera, vado a pulire dalla prima buccia e lo intacco. Nello stesso momento vado a mettere l'olio. Andiamo a deporre la padella sulla fiamma. Io cucino e non ci scordiamo, tutto a padella insieme. Quindi inizio a mettere gli scampetti, andiamo a mettere il pesce che non si rovina durante la cottura, quindi quello che porta un pochino più tempo. Andiamo a prendere la panocchia. Come vedete io la panocchia non la sto aprendo, la lascio proprio intera. Andiamo a mettere dell'olio perché andiamo a preparare un altro soffritto. Il soffritto con il peperoncino. Aspettiamo un pochino sulla fiamma che prende per cuocerlo un pochino. E andiamo a mettere del pomodoro e del sale. Finito. Allora, una volta soffritto il peperoncino con l'olio, vado a mettere il pomodoro. E vado a mettere un po' di basilico nel soffritto del pomodoro. Aglio, basilico e peperoncino e pomodoro. Trivella, più che puoi, è una libidine. Vado a mettere ora il pesce morbido, quindi parliamo del merluzzo, come si dice a Pescara, l'ucucciona, e una bella triglietta o l'uroscione. Vado a rimettere un po' di granchietti per dargli il sapore e l'altro merluzzetto. Conclusione, vado a rimettere tutto su fuoco e vado a mettere il pomodoro cotto. E ora sono andata a mettere il coppo sulla pentola, perché così è tutto insieme. Cottura della montagna. Dopo tante ricette che si fanno dal ristorante da Silvano a Francavilla al Mare, ecco oggi che siamo arrivati su un peschereccio e siamo andati a presentare e cucinare la zuppa di pesce. Bella, più che puoi, è una li
più a fondo, gioca col mondo nell'acqua. Ora andiamo a preparare il crudo di calamari. Dato sì che stiamo all'interno di un peschereccio, quindi la notte o la mattina presto, ci si fa colazione a volte con i calamaretti appena pescati. La prima cosa è acqua salata del mare in largo. Andiamo a prendere un calamaro grande per farvi capire come viene pulito. Il calamaro ha tre parti da dove viene tagliato alla parte di giù dove stanno le alette. Guardate, abbiamo la fortuna che questo calamaro ha il pesce all'interno. Lo vado a pulire e come vedete c'è della sabbia e c'è la bocca. Ora i veri pescatori prendono la bocca e la vanno a pulire. Quindi io vado a tagliare il calamaretto piccolo, lo vado a levare dalla testa e riprendo la bocchetta, guardate, e la vado a posare una parte. Quindi il calamaro piccolo l'ho pulito, vedete, ed è pronto per essere andato a condirlo per mangiarlo crudo. La stessa cosa è con il calamaro grande. Io ho levato la bocca precedentemente, ora lo vado a pulire con l'acqua salata e vado a tagliare l'occhiolino. Nell'interno del calamaro c'è anche la bocca, come vedete. In quello piccolino non c'è, ma in quello grande c'è. Come vedete vado a levare. Andiamo a preparare l'uchur e andiamo a intaccare il calamaro o in questa maniera. Andiamo a tagliare o in questa maniera. Come vedete io non levo nemmeno le alette, perché per me è una sprecheria, perché il pesce si mangia un po' di tutto, ma nella vera cucina, nella vera cucina gourmet, questo va anche levato. Mungiti il mondo fino a midollo. Vado a tagliare un po' di peperoncino, vado a mettere un pochino di cipolla, vado a mettere il calamaretto pulito tutto insieme. Metto dell'olio. Dopo un'oretta il pesce è pronto. Ed ecco il crudo finito, lo andiamo ancora un pochino a girare e abbiamo messo i bei calamaretti, un pochino d'aceto, un pochino di peperoncino, un pochino di cipolla e dell'olio extravergine ed è buono per mangiarlo. Buon appetito! Fatto. Per degustare l'arte culinaria non devi andare tanto lontano, il re degli chef è sempre Silvano. Bravo! Bravo. 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 Bravo.